Buonasera a tutti. Per me questa è una serata molto, molto importante, perché per me questo è come un battesimo, e visto che è la mia prima apparizione in ambito pubblico sul palco. E allora incomincio con il presentarmi. Io mi chiamo Giorgio Puricelli, ho 44 anni e sono un professionista sanitario, titolare di uno studio di fisioterapia ben avviato. Dal 1991 ho la fortuna e l'onore di lavorare per una grande squadra di calcio, il Milan AC, cosa di cui vado particolarmente fiero. Sono entrato nel Milan nel 1991. Dal 1991 al 1993 ho lavorato nel settore giovanile e poi, a partire dal 1993, sono entrato in prima squadra fino ad oggi. Ho una bella famiglia, ho due bambini, Sebastian di 10 anni e Charlotte 6, e una moglie straordinaria che mi è sempre vicino, che è sempre al mio fianco. Sono fisioterapista e mi sono laureato proprio qui a Varese, all'Università dell'Insubria. Allora, io seguo la politica da tempo, ma diciamo che mi sono occupato, o comunque ho iniziato a seguire la politica in maniera più importante a partire dal 1999, cioè l'anno in cui ho iniziato a lavorare assiduamente con il nostro grande presidente Silvio Berlusconi. Ed è stato proprio Silvio Berlusconi che mi ha chiesto di scendere in campo, e questo per me è stato veramente un grande onore. Mi rendo conto che il fatto di essere stato inserito nella prima parte del listino è un grande privilegio per me, mi rendo conto di questo, e questo mi carica di grande responsabilità. Però al tempo stesso mi dà una grande opportunità, che è quella di mettere a disposizione il mio impegno, la mia disponibilità, la mia energia, la mia professionalità a favore di tutti. Io sono convinto che non esista una differenza tra il politico e la persona. Chi è capace nel privato lo sarà sicuramente anche nel pubblico. E allora sono pronto a dare la mia disponibilità, a dedicare il mio tempo, a dedicare il mio impegno, a dedicare le mie energie a tutti quelli che ne avranno bisogno. E per dimostrare questo, dico già pubblicamente davanti a tutti che fortissimo sarà il mio impegno per essere sempre presente e sempre propositivo in consiglio regionale e nelle commissioni regionali. Stasera sono qui per sostenere Renzo Azzi, che è un professionista sanitario che, come me, quotidianamente lavora da mattina a sera duramente. È una persona onesta, è una persona concreta, è una persona seria, è una persona disponibile. Allora io dico che, siccome Renzo Azzi è una persona per bene, noi lo dobbiamo votare, noi lo dobbiamo sostenere, noi dobbiamo farlo arrivare nel Consiglio regionale della Lombardia. Ecco, vorrei concludere questo mio intervento con una considerazione, un'osservazione, perché devo dire che ho intrapreso da poco questo mio nuovo percorso, però una cosa che mi ha veramente colpito, una cosa che ho subito osservato e che mi ha subito impressionato, è stato il fatto di essere accolto da persone quali Lara Comi, Massimo Bossi, Nino Caglianiello
e il futuro candidato Rienzo Azzi come in una grande famiglia. Allora, io sono così rimasto impressionato di tutte queste premure che sono state usate nei miei confronti e mi hanno fatto capire che qui, in questo territorio, c'è un cuore che batte all'interno del Popolo della Libertà. L'altra sera, era forse la una di notte, parlavo con Massimo Bossi e lui mi ha detto una cosa che mi ha colpito veramente. Mi ha detto: sai Giorgio, tu qui è da poco che sei con noi, noi sono più di 20 anni che facciamo politica, eppure dopo tutti questi anni ancora adesso riusciamo ad emozionarci, a gioire, a soffrire. Questa cosa è una cosa che secondo me è importante. Quindi io dico, per la loro umanità, per la loro generosità, per la loro disponibilità ad accogliere anche i nuovi arrivati, io dico, facciamo un grande applauso a Lara Comi, a Massimo Bossi, a Nino Caglianiello e al futuro candidato della Regione Lombardia, Rienzo Azzi.